a fumetti, però voi non siete disegnatori, da che cosa nasce questo progetto e che cosa contiene quest'opera? Allora, tutto è nato a un concerto di Chumbawamba che aveva organizzato Enzo, come aveva detto prima, lui si occupa di musica a tutto campo, e stavamo parlando così, si parla di musica, io ho detto sai che ho tanti fumetti sui Beatles, e abbiamo iniziato a parlare così, di, mentre ascoltavo musica, dei fumetti che aveva della raccolta, e poi siamo detti, ma perché non ne facciamo un libro? Ed è nata così la cosa, semplicemente a un concerto, così come vediamo, come si diceva una volta, se le gambe cammina, vediamo. E quindi se si dovesse dare una spiegazione, un'interpretazione di quello che è il contenuto per quel che riguarda un criterio filologico anche delle tavole, che sì, cosa è una, traiettoria attraverso questi ultimi 47 anni, cioè da quando è uscito il primo fumetto riguardante i Beatles, era 63, il gruppo era appena nato praticamente, fino a oggi. C'è una chiave di lettura che è cronologica e che attraversa diverse latitudini, perché nel mondo intero, dal Sud America alla Groenlandia, dagli Stati Uniti fino all'Australia, passando per la Scandinavia, naturalmente l'Italia, c'è materiale a disposizione. Noi abbiamo fatto un setaccio, una sintesi di quello che avevamo, che è praticamente però quasi tutto quello pubblicato, e abbiamo scelto con particolare attenzione anche sull'Italia di raccontare ed esprimere la grande varietà di illustratori, di disegnatori, di editori e di autori che si sono cimentati nel trattare i Beatles. Abbiamo quindi raccontato con poco testo e grande parte dedicata all'immagine la loro storia, che è quella di musicisti ma soprattutto di eroi del loro tempo. E a proposito di questo, quanto tempo ha richiesto il lavoro di selezione dei materiali? E avete parlato di materiali che avevate, ma c'è stato anche qualcosa che avete dovuto ricercare di cui sapevate l'esistenza? Allora, la raccolta è stata composta in 5-6 anni, partendo dagli inizi, proprio dei primi, e poi espandendosi. Come tutte raccolte non può dirsi mai finita, che una raccolta, se una raccolta non può finire, è una cosa molto borghesiana, è un ciclo infinito, sono uno o due pezzi che non si troveranno mai, forse oggigiorno non si trovano, che mancano, e la selezione è stata fatta semplicemente mettendosi a tavolino e dicendo quali sono le cose più rappresentative o più divertenti. Io ad esempio i fumetti non li facevo leggere a mio figlio, che a quel tempo aveva 8-9 anni, non ho il delirio del non si tocca perché si rovina, e vedevo anche le sue reazioni, quando lui prendeva qualcosa e sghignazzava, dicevo questo può essere quello giusto, perché l'idea era parlare, come diceva Enzo prima, di un fenomeno, raccontarlo al di fuori, diciamo, da quello che sono i canoni o storicizzati o soliti, che vada ad altre persone che possono apprezzare e divertirsi della cosa in sé. Certo, anche perché comunque si tratta di un argomento che è noto a tutti, questo quindi dal punto di vista mediatico funziona e funzionerà anche per la vendita del prodotto. Qual è l'attenzione che è stata riservata finora e che cosa accadrà dopo per quel che riguarda il volume? Ma noi pensiamo che possa incuriosire sia gli amanti dei Beatles, ce ne sono tanti che hanno moltissimo materiale a disposizione, sia gli appassionati di fumetti, che invece è un universo che un po' mi sfugge. Certo, vedendo qui a Lucca Comics la quantità di pubblico che gira e che quindi è attenta a questo mondo, pensiamo di aver creato un ponte ideale molto soddisfacente. Anche perché voi siete due fondamentalmente esperti di musica, qua ci sono gli esperti di fumetti, però il fumetto alla fine è un linguaggio che ben si completa con altre forme di comunicazione. C'erano ieri Vasco del Luce della Centrale Elettrica, Cristicchi, che anche lui ha un passato addirittura come Leva di Jacovitti, insomma sono linguaggi che si completano. Sì, la cosa sorprendente è che i Beatles già nel 63 stimolavano una sorta di fantasia che arrivata oggi è rimasta intatta, per cui questa continuità ci solletica e ci conforta, significa che questi due linguaggi si completano e che quei personaggi, due sono morti ma nell'immaginario sono sempre vivi,
grazie al fumetto verranno eternati. Noi ci siamo fatti molto umilmente da tramite, come dei traghettatori tra questi mondi, un universo di fantasia e un universo invece molto concreto, perché uno accende la radio e un pezzo dei Beatles lo incontra sempre. Un'ultima battuta. Sì, scusa, voglio dire una cosa. Non è stato detto, però i Beatles erano dei fanatici lettori di fumetti. Loro erano cresciuti con i fumetti perché era la cultura di quegli anni, come è stata per molti. Ecco perché prima avevo fatto la differenziazione che non esiste fra cultura alta e bassa. E come stava dicendo Enzo, musica è cultura, i fumetti sono cultura, tutto è cultura. Quindi è un'unica cosa solo che va riuscita a essere mostrata da un altro punto di vista. Sì, è qualcosa che la gente deve ancora capire, perché non c'è la preparazione adeguata, si pensa all'arte solo come l'arte alta e non come alla musica, non come al fumetto, non esatto, come altre forme di espressione. Detto questo, prima avete accennato però anche a un sito all'interno del quale ci saranno gli aggiornamenti, sì, che non sono compresi all'interno del volume. Quindi c'è questo aggiornamento continuo, si prevede quindi una ipotetica seconda uscita e magari anche una mostra? Sì, stiamo appunto valutando di fare una mostra con un'ulteriore selezione, con alcuni pezzi del volume e altri che non sono del volume, perché appunto continua a aumentare, magari so con dei video, cioè una chiamata multimediale, pensare di fare una prossima mostra e appunto proprio adesso stiamo parlando con il responsabile di Lucca Comics se farla alla prossima edizione di Lucca, una mostra qui su questo tema. Sì, oltretutto dei Beatles uscirono anche molti cartoni animati al di là di Yellow Submarine, quindi ci sarebbe anche una sponda con i cartoni animati usciti negli Stati Uniti proprio a metà degli anni 60, che vuol dire estendere dalla carta anche allo schermo un'ipotesi di trattamento. Quindi noi ci proviamo, il pubblico penso che risponderebbe. Musica, fumetto, animazione, il quadro è completo, grazie. Grazie, ciao.